Stagione 1990-91. Continua la striscia positiva per il Milan di Berlusconi e Sacchi. Il mercato non registra colpi a sensazione. A infoltire la rosa arrivano il bomber Agostini e il portiere Sebastiano Rossi. Prima della sosta natalizia, i rossoneri hanno già conquistato due trofei. Il primo è la Supercoppa europea, che vede il Milan vittorioso sulla Sampdoria. L'altro è la Coppa Intercontinentale, che il Milan si aggiudica per la terza volta nella sua storia, travolgendo l'Olimpia Asunción per 3-0. In campionato, invece, la formazione rossonera non riesce a contenere la maggiore freschezza della Sampdoria, che si avvia a vincere il suo primo scudetto. Ma ciò che più preoccupa il popolo rossonero è il clima che si respira intorno alla squadra, che pare stanca mentalmente. La tensione è altissima. Significativo è quanto accade a Marsiglia nei quarti di finale della Coppa dei Campioni. Il ritiro della squadra costa alla società rossonera un anno di squalifica dalle competizioni europee. L'atmosfera è incandescente. Arrigo Sacchi, entrato in rotta di collisione con alcuni big, sembra aver fatto il suo tempo. Si chiude così, dopo quattro intense stagioni, la parentesi rossonera del mister di Fusignano. E Agostini segna il suo primo gol ufficiale in rossonero. 26esimo, grande azione personale di Donadoni che mette al centro, girata al volo di Agostini da poco entrato ed è l'1-0. Complice Viato in gran serata. Nulla può però il numero 1 all'avardato ad un quarto d'ora dalla fine, quando ancora Simone indovina il 7 con questo tiro che vale il terzo turno di Coppa. E a tempo scaduto da un minuto abbondante, la punizione di Gullit coincide proprio con l'unica incertezza del bravo portiere cesenate. Il pareggio arriva a tempo quasi scaduto, complice una leggerezza di Sergio che dà via libera al biondo milanista. Poi Evani sceglie la maniera più difficile per segnare il gol più bello. Luna, un gol che offre al Milan il giusto pareggio ed ancora il primato in classifica. Evani batte il calcio d'angolo, eccolo, Maldini di testa ed è bravissimo Van Basten ad andare a rete. Rivediamo, ecco il colpo di testa di Maldini e poi Van Basten che arriva e gira in porta. Milan al raddoppio, Maldini chiude triangolo con Van Basten che tira costringendo Ferron alla respinta. Massaro liberissimo va al raddoppio. Passa il Milan al sesto, Stroppa tocca la punizione per Ancelotti, botta sicura e palla che incrocia nel piede destro di Ferri, classico autogol. Complice una poco efficace chiusura di Ferri sulla respinta di Gatta. Tempi duri a Lecce anche per i troppo buoni. A far da chioccia al Milan 2 Ancelotti e Massaro, alla primavera di Zbigniewicz, Alejnikov, Carannante e Marino. Milan in vantaggio con Massaro dopo 10 minuti su servizio di Stroppa, il milanista si fa male, lussazione alla clavicola e lascia il posto a Corti. Nella ripresa Costantino Borneo è bravo a sfruttare una respinta di Gatta sul tiro di Sartori. Borneo, ecco un altro diciottenne terribile del vivaio milanista. Quella che vi proponiamo è la bellissima rete con la quale Maldini fissa l'1-1 a 15 secondi dal fischio finale. 2-0 alla Samp, Supercoppa europea la seconda consecutiva con Van Basten in tribuna. Il Milan ha ritrovato Gullit, alla lunga il gioco paga. Il Milan va alla rincorsa di Samp e Inter ed affronta il Lecce a San Siro che ha già eliminato in Coppa Italia. E poi il miracolo. Grazie Baresi, grazie Stroppa e grazie Rijkaard. Sayonara. Il Milan, formato esportazione, in campionato soffre ed il salvatore della patria dice. Ancora un cross, vedete che si esalta il pubblico e Rijkaard mette in gol! Ancora lui!
Santi Reker! Sulla classe di Gullit, il colpo di testa di Reker che ha sorpreso tutti, inizialmente aveva sorpreso anche noi, è sempre lui l'uomo partita. Palla buona per Van Basten, servito alla perfezione da Tassotti, Van Basten ancora, un dribbling ancora Van Basten, e c'è un salvataggio, la palla viene messa dentro da Giovannino Stroppa, gol di Giovannino Stroppa, l'avevo detto prima, in occasione dei grandi appuntamenti al suo debutto, Stroppa mette sempre la firma alle vittorie del Milan. Libero, sono in tre giocatori del Milan, vediamo il pallonetto, e palo, Rijkaard! Ed è 3-0 per il Milan, fa tutto Marco Van Basten, i gol li fanno gli altri, ancora un'iniziativa con Marco Van Basten che ha messo in gol realizzando la terza rete. Un Rijkaard in gran spolvero offre a Gullit sul piatto di porcellana di Limoges l'occasione per il 2-0. È un gol che fa dimenticare al milanista certi momenti tristi. C'è un lancio di Baresi per Gullit, ecco Baresi, il lancio Gullit è l'olandese freddissimo e Cusin con un tiro angolato. Non inventa l'Eurogol che manda in visibilio la platea e il logione. E invece ecco qua, il tiro di Stroppa viene deviato da Brambati ed il portiere del Bari non è per niente beato, anzi è desolato perché la partita termina qui. È amaro prendere certi gol. Di Massaro al 20° in mezza rovesciata, pallone imprendibile per Simoni, il Milan ha giocato in formazione inedita senza Van Basten e l'influenzato Tassotti. Il Milan va in vantaggio per un clamoroso equivoco tra il portiere Braglia e Caricola, tra i due è lestissimo a inserirsi Massaro e a dare il vantaggio ai rossoneri. Quella che Simoni ad un quarto d'ora dal termine trasforma in gol vittoria è una delle poche palle insidiose rimbalzate davanti a Beato. La fortuna di ripresa, lungo lancio di Baresi che purtroppo si è infortunato, lancio che raggiunge Gullit, tiro nell'angolo opposto a quello di tiro, in esecuzione della manuale. Tocco verso Van Basten, ottimo cross di sinistra dell'olandese e anche di sinistra interviene Massaro che mette in gol. Prima occasione utile con Maldini. Il Cagliari ha preso tanti gol questo campionato su giocate da fermo. Il portiere Mario Ielpo, fresco procuratore legale, è il più indicato per giudicare se la difesa sarda ha qualche responsabilità sulla rete. Al 40° lancio di Donadoni per Gullit che entra in area e batte, avete visto Galli, 2-0. E al 12° c'è il nuovo gol del Milan, Van Basten di testa per Rijkaard, la botta che non lascia scampo, 3-0. 22° Gullit serve Donadoni e c'è un grandissimo gol del giocatore del Milan che abbiamo la possibilità di rivedere. Pagare il conto diventa inevitabile. A 5 minuti dallo scadere del primo tempo a battere cassa è Simone, proposto a sorpresa titolare di fascia. Nella ripresa gli sbadigli finiscono solo quando il Milan riesce a regalare un flash da cera una volta. Ancora modo per sentirsi inutile di fronte alla spalla miracolata di Gullit. Potente lo scatto, preciso il tocco per un terzo gol molto meno importante di quello che quasi contemporaneamente Fonseca segna alla Sampdoria. Gol al secondo minuto del Milan, l'azione Rijkaard, Simone, ancora Rijkaard, poi Van Basten per Simone che insacca. Qui se ne sono passati altri 10, siamo al 12°, Tassotti, Maldini ed Erete, 2-0. 33° arriva un'altra rete del Milan, Simone, Ancelotti, da Ancelotti a Carbone, da questi a Evani, stupendo il gol di Evani al volo di sinistro per il 3-0. E
Evani è stato abile quanto Van Basten sul tiro del secondo gol. Pilato è stato impegnato più nel raccogliere palloni in rete che nel lavarsi le mani. Simone si è rivelato bravissimo tuttavia sulla palla del 3-0. E del resto il Milan ha fatto 13 punti nelle ultime 7 partite, presenti fra i marcatori oggi pure con Rijkaard. Aspettando il ritorno del Bologna in Serie A, accontentiamoci delle parole di Radice. Il pareggio lo firma Simone con un'invenzione balistica da copertina.